Sì, in questo momento vediamo Losi Riccardo del Centro Karate Sportivo della Lombardia, un ragazzo che sicuramente con la propria squadra da tanti anni che insomma, è presente alle gare, e questa credo che forse sia la sua prima finale ad un Open italiano. E anche se lui viene dallo stile Shotokan, si è presentato in finale con un kata dello stile Shitoryu, il Chatanyara Kushanko. Gli stili sono due, Shotokan e Shitoryu, o c'è ancora il Vado Ryu per Goju-Ryu? Goju-Ryu, sì, ne sono tanti, Goju-Ryu, lo Shitokai, Shotokai, insomma sono tanti, però quelli che maggiormente vengono proposti come, nelle competizioni come kata sono lo Shotokan e lo Shitoryu. Ecco, qui Samuel Estero potrebbe rifarsi dell'incontro per l'incontro della finale che ha perso prima negli junior. Sì, infatti credo che l'esperienza precedente lo abbia, vedremo adesso se lo ha caricato e quindi ha voglia di almeno di prendere un titolo, quello seniores. Tra l'altro non è facile rifare una finale subito dopo, quando sono passati pochissimi minuti dalla prima finale, quindi si sa perfettamente che dopo una finale c'è anche una caduta di tensione, no? Cade l'adrenalina, e ripresentarsi e ricaricarsi non è da tutti. No, ma questa è una cosa che nelle nostre competizioni capita, sicuramente anche perché lui avrà affrontato le eliminatorie sia junior che senior, quindi avrà fatto almeno una dozzina di kata, quindi è arrivato anche spremuto in queste anche muscolarmente, fisicamente sicuramente dovrà mantenere ancora maggiormente la concentrazione e soprattutto la tenuta fisica. Tu questi 14esimi Open li hai trovati interessanti a livello di kata? Ma mancava qualcheduno di importante? Sì, mancavano alcuni atleti, anche se ripeto, credo che soprattutto a livello giovanile, questo spero insomma anch'io nel mio piccolo di riuscire a farlo, bisogna lavorare tanto sull'impostazione del futuro, perché si corre il rischio altrimenti di fare molta scena però poca sostanza. Steo, Sam, può ripetere, può portare lo stesso kata che ha portato in finale degli junior? Sì, sì, sicuramente. L'importante è che non sia un kata che abbia già fatto nelle eliminatorie della stessa categoria. Infatti ripete il Soshin, il kata che ha fatto prima nella finale junior. Io so che la nostra nazionale è impegnata alla Bosphore Cup, c'è qualche atleta anche di kata o è andato soltanto il comité? No, abbiamo le punte di diamante attualmente, che sono Luca Valdesi e Viviana Bottaro, che sono presenti in questa competizione nel Bosforo proprio come gara di preparazione per gli europei che si svolgeranno a Budapest in Ungheria a maggio, la seconda settimana. Tra l'altro Luca Valdesi è l'unico di voi tre che ha continuato a gareggiare, sì, mentre voi ormai diciamo siete passati dall'altra parte della barricata, perché anche Figuccio è entrato nello staff tecnico. Beh, anche Valdesi, direi che sì, anche Valdesi. Figuccio ha smesso con me l'attività agonistica coprendo il ruolo di preparatore fisico, mentre invece Valdesi attualmente ricopre sia la carica di allenatore della squadra nazionale seniores di kata che atleta, quindi si allena da solo. Ecco, ma è compatibile? Beh, un atleta della sua caratura e della sua esperienza penso proprio di sì. Adesso vediamo un attimo. Sì, penso che stavolta Stea ce la possa fare. Vediamo cosa decideranno i giudici, ed è vero, però anche qui abbiamo visto 3-2, 3-2. Sì, 3-2, però questa volta direi che Stea ha meritato perché ha espresso meglio il proprio stile, ha mostrato un Soshin compatto di potenza, per cui meritata sicuramente. Però un complimento e un bravo anche a Losi Riccardo, che insomma è arrivato in finale ed è cosa non da poco. Complimenti a tutti e due. Un secondo, per favore.